Ragazzi, lo so, qui è dispersivo, ma mi dovete dare la vostra concentrazione. È un ospite internazionale, è un ospite importante. Non facciamo che vada via dicendo a Montiglio dove sono andato, come mi hanno trattato. È un ospite importantissimo. Cerchiamo di portare qui un po' di spiritualità. Amici, pensate, lui è un monaco tibetano. Possiamo creare un po' di atmosfera? Un monaco tibetano, pensate amici, lui viene direttamente da... dalle piscine e le cupole e... ha fatto 150 metri di tavoletta ed è arrivato qua con... Buonasera. Buonasera Giampiero, buonasera. Sfumiamo pure la musica, grazie. Buonasera Giampiero. Buonasera. Buonasera. Le ho portato un dono dal Tibet. Questo qui viene dal Tibet? Esattamente. Pensate sì. Che carino, un dono... Ecco. Ah, scusi, che questo qua è del Tibet, cos'è? Come si chiama? Questo qui è un Pichumol. Allora, la prima fila lì vi mando tutti via, perché lei che mi dà il picciumolla a me, io non lo capisco il tibetano. E le dirò di più. Senta, solo per una curiosità mia, questo picciumol, vedo che cioè, è morbidissimo, è proprio ha una leggerissima, un pellicciotto, diciamo. Questo qui, che cos'è? Cosa... È ricoperto sì? In Okinwanga. Vuole la traduzione? Se può tradurlo... Pei dal cul. Ma baffan. Allora! Perone? Per cortesia. Allora. Mi porta il picciumol col pil dal cul, che io già non lo so neanche dire, sono di Avellino io. Cosa? Signori, il nostro monaco tibetano. Senta, lei parla sempre così piano o è un enfisema polmonare che c'è? È proprio così. Bene. A me sta cosa che si piega ogni due minuti non è che mi fa star tranquillo. Pensi sempre che arrivi un lama da dietro che... Bene. Allora, buonasera a tutti. Io mi presento. Sì. Sono un giovane monaco tibetano. Sì. Di passaggio qui a Montiglio. Bene. Vuole dirci come si chiama? Il mio nome è Maischupa. Si chiama Maischupa. Lei è sicuro di essere tibetano? Sì. Questo qua deve essere tibetano, sai di Villanova d'Asti dove c'è la barriera coi caselli? Lì dopo la barriera è tutto Tibet e arrivano i tibetè che sono pensi, loro praticamente. Pensi Perone, tra l'altro, che siamo orientati dal nostro ultimo viaggio, sì? Ma siamo dovuti tornare subito perché non riuscivamo a capirci. Ma dove eravate siamo stati? Siamo stati in India. Siamo in, stati India e non riuscivate a capirvi, come no, mai lì? Perché loro parlano in dialetto e allora non... Se qui davanti l'avete capita in dialetto, la fate passare poi fino laggiù, che poi laggiù dove siamo? Ad Asti, centro, dov'è quella? Prego. Senta, vedo che lei ha un libro particolare, monaco. Allora, questo libro è l'antico libro sacro, tra l'altro è stato scritto dall'antica dea dei libri tibetani. La dea dei libri, che è? La dea Agostini. Ma vaffa... Fatelo, fate, talmente. A parte il fatto che quella dea lì è di Novara, non è che. Però io. E questo libro da dove arriva, scusi? Questo è stato salvato da un famoso incendio in Tibet. Questo qui? Un grande incendio, si è salvato solo il libro e lei. Pensa che culo, eh? Si è salvato il libro e il segnalibro insieme e basta. E tutto il resto è andato distrutto. Come si chiama questo libro? Questo libro dei Salmi prende proprio il nome da Si salmi chi può. Ma vada a cagare, si salmi chi può. Per favore, ci racconti due avventure di voi tibetani, poi vediamo di pedalare, dai. Tra l'altro Perone, mi perdoni, sì? Ma io discendo dalla tribù dei grandi saggi tibetani, i tre grandi saggi tibetani. I tre saggi tibetani che sono? Vijin, Minot e Panot. Lei è sicuro di non essere della tribù degli Erminio Macario, di qualcosa della famiglia Turinesa?
Tibet, Tibet, Tibet. Tibet centro proprio. Bene, senta, allora, avete fatto viaggi di recente, qualcosa? Siamo stati sul famoso monte, il Monte Piumato. Il Monte Piumato, che monte sarebbe? Il Montclair. Io ho capito perché si è messo la cuffia, perché sa che gli sputo? Con la cuffia pare i colpi. Il Monte Piumato, e vi è piaciuto andare sul monte? Piumino, Piumino. Piumino, vabbè. La sagra della minchiata, proprio dal Tibet doveva venire quest'altro. Ma io dico viaggi all'estero, viaggi in posti esotici. Allora Perone, oh, siamo stati a visitare la muraglia cinese. Pensate. Abbiamo guardato la muraglia cinese e pensi, l'abbiamo osservata per ben 18 ore di meditazione. Amici, 18 ore a guardare la muraglia cinese, pensate. E dopo? E poi ci siamo rotti i coglioni. Ma ci credo. Ma anche la muraglia si sarà rotta due o tre mattoni a guardare voi, scusi. Ma altre cose che fate? Voi ce ne sono? Tra l'altro al pomeriggio, sì, abbiamo bevuto l'antica bevanda sacra tibetana. Qual è? Il cinar. Il cinar è la bevanda tibetana. Vabbè, c'era anche Ernesto Calindri, sì. Poi alla sera, sì, alla sera abbiamo cenato con l'antico elisir di lunga vita, un'antica abitudine buona e sana. Cioè? Polenta valsugana. Guardate, lui è cretino, ma anche voi non è che state bene, 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 perché capisco lui, ma è uno, ma voi siete in tanti. Allora, polenta valsugana, per favore, avete incontrato delle tribù? Ci vuole insegnare qualche cosa, allora, della vita tibetana? Allora. A parte che vi fottete le ciabatte, scusi, le ciabatte degli alberghi. Cioè, ma a voi vi sembra che un tibetano si può fottere la ciabatta dell'albergo, te? E noi siamo molto poveri, però. Sì, siete poveri di sale in zucca. Allora, prego. Allora, Giampiero, noi abbiamo conosciuto tante tribù. Sì. Siamo stati con questa tribù. Allora, loro si alzano, pregano tutti assieme. Pensate, tutti assieme. Pranzano tutti assieme. Pranzano tutti assieme. Pregano il pomeriggio tutti assieme. Tutto il pomeriggio stanno insieme. Cenano assieme. Tutta la sera insieme. Si vanno a lavare assieme. Si lavano tutti insieme. E dormono tutti assieme. Questa tribù alla fine dormono tutti assieme. Pensate, ecco, che tribù è? Loro sono i Kupyas. No, allora no. No. Senta, i Kupyas, abbia pazienza, almeno questo ce lo risparmi, per favore. Ha un messaggio, qualcosa che, allora, le persone possano andare via? Una novella, una novellina, se una vogliamo, novellina, ecco. Di due uomini. Sì. Due uomini poveri. Poveri, due uomini poveri. Poveri che dovevano salire in cima alla montagna per essere unti sulla fronte dall'antico olio sacro del Buddha. Pensate, due poveri che devono andare con l'olio sacro del Buddha. Questi poveri, poveri. Ecco, come si chiama questa leggenda? La leggenda dei Dui Puvrum Bagnantlöli. Madonna, te la stacco, sta cresta, Dio santo. Allora, io, siccome sei da di cagate, abbiamo fatto abbastanza il pieno. Se io potessi, direi che è arrivato il momento. C'è la gente delle prime file che sta chiedendo di essere messa in fondo, che ne ha sentite talmente tante. Giampiero, venga vicino a me. Ecco. Allora, ci siamo. Il momento del salmo. Il salmo. Allora, il salmo della generosità. Ok. Hanno chiesto un fiore al saggio e il saggio le ha donato un intero campo di margherite. Hanno chiesto un frutto al saggio e il saggio ha donato un intero albero di ciliegie. Gli hanno chiesto il culo, ho dato il tuo numero, Perone. Facciamo un po' per uno, un vabbè, per uno. Fabrizio Brignolo direttamente dal Tibet. Ah sì, scusate, gli do il picciumol perché senza non ci può stare, è abituato. Ecco, prego, è lì per terra, è il picciumol, ti devi piegare per raccoglierlo. E se lì dietro non ci sono altri picciumol, sono cavoli tuoi. Bene,